L'Alba Alcamo prende un punto sul campo della capolista, ma con rammarico raggiunto nel finale, nel recupero e con una buona prestazione. La partita è stata ben giocata dalle due squadre, con i bianconeri che passano in vantaggio al 31esimo del secondo tempo su calcio d'angolo di fina incornata di Picone. Poi una imperfezione nella difesa dell'Alcamo e testa del Pacheco riesce a saltare la difesa e al 46esimo in pieno recupero mette la palla in rete per il pareggio. Per i bianconeri una contestazione al 16esimo del secondo tempo su tiro di Genesio da 25 metri, la palla batte sul palo interno, Jasser respinge ma per i bianconeri era dentro, per l'arbitro invece no. Arbitrato appunto Iannello di Messina, gli ammoniti sono stati Parisi, Terranova, Bagnani e Scarpitta del Pacheco, Genesio, Manfre e Fina per i bianconeri, calci d'angoli 4-3 per il Pacheco. Pacheco che rimane al comando della classifica con 16 punti, seguita dalla Folgore di Castelvetrano con 15, quindi la Nissa con 14 e poi un quartetto Alcamo, Troina, Parmonval e Dattilo con 13 punti. Il 6 novembre l'Alcamo torna a giocare al Catella. Per l'occasione il biglietto sarà di 5 euro per tutti. Un'occasione per far ritornare i tifosi al Catella, non soltanto i bianconeri. Questo dopo l'incontro fruttuoso che c'è stato con l'amministrazione comunale. Sono contento, alla fine sono contento di questo pareggio perché affrontavamo una squadra che punta a vincere il campionato, dunque una squadra quotata. L'ha dimostrato oggi e ritengo che questo pareggio ci fa stare ancora in testa alla classifica, dunque portiamo avanti questa cosa, però è un punto in meno per il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Poi quello che viene ci prendiamo, penso che poi alla fine anche l'Alcamo, a parte quel palo sulla parata di Cheba, non è che abbia... Ho visto fare altre parate a Cheba, come del resto neanche Ilario. Mi dispiace soltanto quella palla su un errore di Ilario di testa sul 0-1 che potevamo pareggiare prima, però penso che alla fine il pareggio sia stato giusto. Una squadra che sta vincendo, andare a cambiare negli ultimi minuti non è bene lasciarla giocare. L'ultimo cambio era un giocatore che ha più di 500 partite di campionato, quindi non è che è entrato l'ultimo, allora, quindi per dire... Nel calcio ognuno può dire la sua, sta di fatto che abbiamo preso gol nel momento migliore nostro, dove ormai la partita era finita. Purtroppo sono piccoli dettagli che in questo momento ci castigano, non è che posso dire nulla alla squadra perché il pareggio ci sta stretto, ma non di poco assai, però il calcio è fatto di episodi, abbiamo sbagliato in quella circostanza, al posto di tenere palla siamo scappati. Prendo di buono la prestazione dei ragazzi. Però c'è anche la soddisfazione di essere lassù in classifica. Ah, vabbè, ma io ripeto, fortunatamente questa è stata la prima settimana che ho avuto tutti a disposizione, quindi il mio campionato iniziava oggi avendo possibilità di scelta, però è anche vero che dopo una partita del genere la vittoria ci sta stretta, il pareggio ancora peggio, quindi, per quello che abbiamo fatto durante la gara.